stringe la pergamena della città di Cagliari, si vede fenicottero, palme e poi il fiocco rosso-blu ovviamente. Natalia, la ragazza di 21 anni che ha avuto il coraggio di denunciare le molestie subite, l'incontro col sindaco Paolo Struccio qua in comune, cosa le ha detto il sindaco? Beh, allora, inizialmente ovviamente mi ha mostrato la sua vicinanza e solidarietà e poi comunque ha tenuto anche a farmi presente che ci sarà un coordinamento migliore con le forze dell'ordine affinché si possa migliorare la situazione per le strade e anche episodi come il mio possano essere in qualche modo prevenuti. Lei ha detto al sindaco che il suo caso non è il primo segnalato a Mulino Vecchio in quella zona? Sì, sì, certo, assolutamente, infatti cercheranno di attuare le misure che riterranno più idonee affinché possa essere garantita la sicurezza di noi studentesse. Ecco, lei a 2 settimane circa dall'accaduto come si sente invece? Sicuramente molto meglio, spero che comunque quello che ho fatto possa essere servito a qualcuno per innanzitutto per denunciare e poi per girare con maggiore attenzione sicuramente. Lei ha ripreso ad andare alla mensa universitaria di Via Sulcis? Ancora no, però sì, assolutamente lo farò in questi giorni probabilmente. Comunque andrò anche in altre mense, eccetera. Lei ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente mettendosi la faccia e lei ha detto: io lo faccio perché quanto capita a me non capiti anche alle altre ragazze. Sente comunque un peso legato all'importanza del suo gesto pubblico? Sì, però penso che a prescindere da tutto sia stato fondamentale affinché anche altre ragazze riescano a farlo e per far capire anche a tutte le altre persone che non c'è vergogna e non c'è imbarazzo per queste cose, anzi, più unite siamo, meglio sarà per tutte noi. Il sindaco Truzzo le ha dato la pergamena e poi cos'altro le ha detto? Mi ha mostrato comunque la sua vicinanza e solidarietà e mi ha ringraziato semplicemente. Questa pergamena per lei che cosa rappresenta? Quando l'ha consegnata a Paolo Truzzo cosa le ha detto? Un gesto di vicinanza e di solidarietà. C'è anche tra l'altro il sindaco, consegnandomi la pergamena, comunque si è tenuto anche a scusarsi da parte sua e da parte anche della città in sé, delle forze dell'ordine per l'accaduto, sperando che accada sempre meno, con l'augurio che queste cose accadano sempre più di rado. Quindi si è scusato, diciamo, a nome della città per il fatto che una studentessa fuori sede sia stata vittima di violenza? Sì, ovviamente ho apprezzato il gesto.